Cari amiche ed amici, ho l'opportunità di fare un altro video, quindi lo faccio perché a grande richiesta oggi è piaciuto il live che ho fatto e quindi ne faccio un altro. Io non mi immaginavo, perché sono molti anni che parlo di libri, che a qualcuno gli possa ancora interessare leggere, ma mi sbagliavo. Infatti ho ricevuto tanti favorevoli commentari alla mia ultima lettura dei Vangeli gnostici. Ecco qua i Vangeli gnostici che vi ho letto oggi, e vi ho letto delle paginette del Vangelo di Filippo, perché non è che posso leggere in un unico video 20-30 paginette, o più, forse 50, perché altrimenti poi occupo un mucchio di tempo vostro e soprattutto mio. Allora, io vi ho detto nel video, se voi lo diffondete, vi fate superare le 301 visualizzazioni, che sono il numero critico di visualizzazioni che deve avere un video, io farò la seconda parte, oppure vi leggerò un Vangelo di Tommaso, Verità, Maria o quello che volete. Poi ho anche i Vangeli apocrifi ed eretici. Se vi interessa, mi raccomando, fatemelo sapere. Ma prima di tutto, non soltanto io ho parlato oggi leggendovi parte del Vangelo di Filippo, ma se cercate nel mio canale, soprattutto fra i video consigliati nel video che ho fatto oggi, troverete che ho caricato nel passato altri video sui Vangeli apocrifi, gnostici, eccetera. Quindi, se vi va di ascoltare altro materiale, è già preesistente nel mio canale. Oltretutto, sempre che questi video, questo che ho caricato, che ho fatto oggi, e gli altri che ho caricato nel passato, sempre che ricevano numerose views, io ritornerò a trattare il tema. Cambio un po' il braccio perché filmarsi è duro, filmarsi sempre con lo stesso braccio. Non ho il treppiedi perché sono disoccupato, allora non me lo posso permettere. Beh, che dire, voi lo vedete da voi, no? Guardate, guardate che roba, guardate quanti libri, e dai 12 anni che io leggo. Guardate, guardate, rifatevi gli occhi, guardate, guardate quanti libri, guardate quanti libri nei miei mobili, nelle mie biblioteche, che sono le teche, appunto, che vedete qua, le teche dei libri. E quindi ci stanno anche giù i libri, non è che queste porticine servano per decorare, ci stanno anche giù, sono tanti, e lì ci stanno la cena segreta, i Vangeli, qua che così. Ah, guarda, le apocalissi gnostiche, le apocalissi gnostiche, apocalissi di Adamo, Pietro, Giacomo e Paolo, l'apocalisse di Paolo. E voi che credevate che c'era solo l'apocalisse di Giovanni, di San Giovanni, invece no. C'è di Adamo, Paolo, ah no, Pietro, Adamo, Pietro, Giacomo e Paolo. Scusate che non ho gli occhiali da lettura, ormai quelli bifocali li devo riparare. E poi il Medioevo fantastico, questa è un'opera mirabolante che ti fa vedere le connessioni che ci sono state tra Occidente e Oriente. Capito? Io ho tanti libri sul cristianesimo, capito? Anche la Beatrice di Dante, scritta da Rossellini, credo che... E poi guardate qua, guardate, guardate qua, altri libri, arti marziali, letteratura italiana, psicologia. Ma lo so che voi non siete contenti, non siete paghi,
e dite: ma questi sono pochi libri, e vi do ragione. Io ancora non vi ho fatto vedere tutto. Guardate questo mobile com'è. Lì ci sono i mammut. Vedete i mammut della come si chiama? Tascabili Newton. E questi sono tascabili secondo voi? Vabbè. Ma poi guardate qua. Libri, libretti, libricini, opuscoli. I libri delle Mediterranee. Eccoli qua, tutti lì. E poi fotocopie di libri. Guardate lì. Non si vede niente, vabbè. Guardate quante fotocopie di libri. Guardate. Fotocopiati nell'università, vedete? Di antropologia, sociologia. E lì si vede di meno. Quindi, in un qualsiasi momento, capito? Fatemi delle domande e io farò dei video sulla lettura. Ma mi raccomando, quando vi interessa un argomento, diffondetelo in modo che io vedo che c'ha molte visualizzazioni e farò un altro video sul tema. Se no, non sono incentivato a fare altri video, per esempio parlando del Vangelo di Filippo, del Vangelo gnostico di Filippo, se nessuno lo guarda. Invece, se tutti quelli che lo guardano lo diffondono anche altre persone, io sono incentivato a fare un altro video sullo stesso tema. Allora mi raccomando, forza e coraggio, aspetto che voi lo diffondiate. Ciao! Ciao dal vostro Santen Chan, non mancate di seguirmi, mi raccomando, e condividete i miei video più volte possibile, così io gli darò un seguito. Ciao!